non ci lascia riposar, rompe a tutti gli sentoni che lo possino ammazzar. Ma non potevi lasciare la moto giù al parcheggio? Al parcheggio? Quei ladri che ci stanno in giro. E poi c'è un telegramma urgente per voi, signor colonnello. Vuoi andare? Asciumere a commide. Asciumere. Piantolo. Non è per me. Vai da lì. Mi pare chiaro, signori, che si tratta di uno messaggio segreto di competenza della CIA. Guardate, colonnelli, ma questo è un gol. Questa è insubordinazione! La CIA non mai ha ordinato un colpo di Stato. No, no, non si arrabbi, Mr. Davis. È che abbiamo ricevuto un messaggio segreto e pensavamo che fosse nostro dovere metterlo subito al corrente. Un messaggio? Quale messaggio? Pronto? Poligono? Porcaccia la miseria, avete scambiato le mie finestre per il bersaglio? Sono già tre volte che si verifica questo incidente. Se succede ancora una volta, vi faccio trasferire tutti in Medio Oriente. Ehi voi, che diavolo fate lì per terra? Siete venuti a fare un riposino? Oh, che raffica! Vediamo questo telegramma. Che buchi! Ok. Si tratta di un comune telegramma cifrato. I nostri esperti provvederanno a decifrarlo in meno di un minuto. Seguitemi. Professore, mi scusi, guardi.
Osborne! Osborne! Mi occorre la traduzione di questo telegramma in meno di un secondo. La macchina che vedete davanti a voi è l'ultimo gioiello dei servizi di sicurezza. È capace di risolvere qualunque rebus, crittografie, charada e messaggio cifrato. È capace anche di fare le parole crociate. Crociate a schema libero, crociate crittografiche, crociate a sillaba e a righe concatenate. Non per niente ci è costato 25 milioni di dollari. Oh, 25 milioni. E i pesci? Quelli non parlano. Ma che razza di bidone è questo? Minchia che complicato! Ma che lingua è? Osso godo e... A me lo chiedi, razza d'imbecille! Sei tu che lo devi dire! Para! Calma, forse ci sono, grosso modo dire, giungerò giovedì ore 12, firmato FGR Blight. FGR Blight? Ma chi è? Decifrare, decifrare, presto! Ma Dio, fai un sforzo! Dici chi è? Paolo! Ma che razza di modi? Vediamo! F potrebbe essere... F come Ford! G come Gerald! Il presidente! Brava! È un grande onore per noi! Bisognerà preparare delle accoglienze degne di lui, sì! Yes, io provvederò ai servizi di sicurezza. Un momento, signore. A giovedì è oggi. Ma sono le 11:30. Manca appena mezz'ora al suo arrivo. Dobbiamo affrettarci! Andiamo. Presto! Presto, ragazzi! Adunata! Tenente! Aduni gli uomini! Presto! Posto a posto! Non dovete scattare! Ma cosa fate lì, rincoglioniti? Avanti! Ognuno alla pulma posto! Senza perdere tempo, con calma! Come on, boys! Forza, ragazzi! Tutti al proprio posto! Non perdete tempo e non inzuppatevi! There is no time to lose! Non c'è tempo di perdere! Avanti, sergente, l'inquadri! Everybody in the right place! Thank you.
C'è qualcuno di lor signori che mi può prestare 2500 lire che devo pagare questo tassinaro di colore? Via, via, via di qua, vada via, sparisca! Può lasciare la valigia qui, torni nel pomeriggio che la pago. E t'aggi buttato pure la valigia, ma va a fanculo! Scostumato. Io non posso andare via, sono appena arrivato e poi ho mandato un telegramma che vi avvisavo che sarei arrivato oggi alle 12. Un momento. Lei ha mandato un telegramma? Sì, sì, ho mandato un telegramma. Questo per caso? Sì, sì, ha visto che non dico bugie. È preciso. A tutti i forze in testa. Rucia, Loramare, Dutier. Vengo, io venire in Uris. Firmato GFR Blight. Ma che vuol dire? Come che vuol dire? E questo è puro dialetto siculo. Io avviso sempre quando arrivo. Glielo spiego in lingua. Aprano bene le orecchie. A tutti i comandanti in capo delle forze di cielo, di mare e di terra della NATO, arrivo giovedì, ore 12. Firmato FGR Blight. Ma che significa FGR? Francesco Garibaldi Rompiglioni. E Blight? Cosa vuol dire Blight? Bacio le mani a tutti! So eine scheiße Mensch! Stupid! Tenente! Gli rompete le righe! Signor sì! Rompetele! A lei invece! Non rompa! Agli ordini, signor colonnello! No, intendevo dire, lei non rompa più i coglioni! Chiaro? Nein, nein, questa è situazione essere cosa più assurda che esiste. Nein, nein, nein. Anche mal wieder die Spaghetti kochen. Ich habe schon lange nichts mehr gehört. Ich auch nicht, Mensch. Wir gehen wir etwas trinken, das geht besser. Trinken ist am besten. Why don't you try to find it? The reason is a simple reason. I don't believe it, because you know why. Kio kirish virgista buia. Ma come cavolo faranno questi a capirsi? Caporale! Che cos'è tutto quel casino? Casino! Casino, casino! Che c'è lo sciopero delle poste? Per le postine che cosa ci stanno a fare in caserma? L'hanno preso per un salotto! Vai, cacciale via! Cacciarle via! Ah, perché non te la senti? Sei un gentiluomo, sei un signore, c'hai del sangue blu, sei un patrizio! Non te la senti di prenderle a calci nel sedere? Vieni con me, te lo faccio vedere io come si fa! Vieni! Mi scusi, buon uomo. Lei è il padre di queste bambine? Sergente, io sono femmina sotto tutti gli aspetti, civili e militari. Ah, è la madre. Senta, signora, le porti fuori queste ragazzine, perché non si può stazionare in zona militare. Io non sono una signora, sono il sergente Callaghan dell'esercito degli Stati Uniti e questi sono soldati americani. In fila per due! Attention! Fianco destro! Best! Avanti! Best! One, two, three, four! One, two, three, disgraziato! Però vai. Caporale Julie Brown, ha bisogno di qualcosa, sergente? Beh, veramente sì, ma lei non mi può aiutare. Viva l'Italia!
Attenti! Le tue credenziali. Caporale Vito Martucci, di Cani Cattì. Cani Cattì, Cani Cattì con la K? No, con la C. Come cretino? No, come cornuto. Cornuto chi? Come dicono a Cani Cattì. Ah. Cosa stai preparando di buono? Sono freschi questi polli? Freschissimi, ancora caldano. Tanto, lo vedremo. Lo spago. Che cos'è? Pasta e fagioli. Non è buono. No, quella no. Silenzio! Che cos'è? Ci manca un pizzico di sale. Stracci bolliti. Per lavare i pavimenti. Ma che fa? Ma... E di là che cosa c'è? Vabbè, là abbiamo il magazzino vivere. Gliela vogliamo dare un'occhiata? Ma veramente? Veramente che cosa? Gliela vogliamo dare, sì o no? No. E invece sì! Voi credevate di farmi fesso. Invece non è così. Venga fuori! Venga fuori! Non mi venite a dire che questa vitellina vi serve per farci il brodo domani? Eccola, signorina! Silenzio! Ve lo dico io a cosa serve la vitellina! No, no, vi serve... Questa è la figlia del... Del reggimento! Sull'uniforme porto i gradi da sergente. Ma nel mio cervello ci sono i gradi da generale. Ma non si vedono? Non si vedono, dice che non si vedono. Leggi bene, si vedono? Si vedono? Allora sai leggere. Ma nessuno la voleva offendere, signor sergente. È che la signorina è mia figlia. Tua figlia? Tua figlia? Ah, perché i caporali c'hanno pure le figlie. E cosa ci faceva in caserma? Il servizio di leva? Sono venuto a dare una notizia importante al mio babbo. Ah, questo mi fa piacere, perché un po' di sentimentalismo ci vuole sempre. Solo che in caserma non ci sono né babbi e né mamme, ma soldati e caporali e qualche sergente intelligente. Se la prossima volta la signorina la trovo qui dentro, a voi tutti vi schiaffo dentro, alla signorina la schiaffo fuori. Andiamo, via! Al lavoro! Scattare! Zitta! Zitta! Al lavoro! Zitta! Fuori! Sergente! Ma dove crede di essere? In una caserma? Sì. Ma come si permette di trattare così una signora? Ma quale signora? È la figlia del caporale Martucci, è una clandestina, è entrata illegalmente in caserma. Ma si rende conto di offendere la signora? Scusi, signora, la prego di scusare questo bifolco che porta illegalmente i gradi di sergente. Ma che illegalmente, illegalmente? Io per guadagnarmi questi gradi ho girato per 10 anni per tutte le caserme d'Italia. E allora così le hanno insegnato a trattare le signore in caserma, vero? Le signore sì, ma questa roba, mi scusi. Oh. Venga, venga, venga. Sergente! Oh.
Non ho capito. Signora, le chiedo scusa a nome dell'esercito italiano, del Ministero della Difesa, della NATO e mio personalmente. Lei è molto gentile, tenente, le accetto, ma vorrei essere accompagnata all'uscita. Certo, signora, l'ascolterò io. Non si sporchi, non si sporchi, signor tenente. Lasci che l'accompagno io, che già sono sporco. Metta giù quella manaccia! Ma quale manaccia? Questa è una manina, Ma che è una minaccia, per caso? Altro che minaccia, sergente. È la guerra! È scoppiata la guerra. Sergente, le farò vedere io chi è il tenente della torre! Avanti! Permesso? Avanti! Sergente Rompiglioni, al rapporto. Riposo. Stavo esaminando le sue note personali, sergente. La ringrazio dell'interessamento. Come lei sa, io sono il comandante del distaccamento italiano presso la NATO, colonnello Latour. Piacere. Se permette, io sono Rompiglioni. Lo sapevo già. Dunque, sergente, poco fa dalla finestra io l'ho vista con un ufficiale e mi è sembrato che stavate altercando. Alterché? Stavamo litigando. Ah, e potrei chiederle il motivo? Lei, signor colonnello, non deve chiedere, deve comandare. Va bene, va bene. Venga, dunque! Ecco, sono entrato nelle cucine e ho trovato una donna. Una ausiliaria, vuol dire? No, no, una donna femmina, e allora? Una donna civile. E allora mi sono accorto di questo e subito sono intervenuto urbanamente cacciandola a calci nel sedere. Ma nel più bello arriva un tenentucolo, un certo Latorre. Latorre si chiama come lei? Infatti, è mio figlio. Questo mi fa molto piacere, quindi le chiedo scusa per suo figlio. Torniamo a noi, E allora, a un certo punto, questo tenentucolo è intervenuto dicendo l'accompagno io. La calci nel sedere? No, l'ha accompagnata mettendole un braccio sotto il braccio, così, non so... Cosa fa? No, dico, le mettevo... Ho capito, non insista! E col braccio, sa, questi ragazzi, essendo moderni, e io poi questa ragazza non l'avevo mai vista, è venuto lì fuori il caporale Martucci dicendo, è mia figlia, sa... Si chiama Gisella, io ho capito che è la figlia del reggimento, una di quelle ragazze che si danno da fare nelle caserme. Aspetti un momento, sergente, sì. Perché lei vuol farmi capire che questa ragazza... Le voglio far capire, insomma, si dà da fare, non so la tariffa. Si informi e mi faccia sapere. Perché anche lei... Ma non mi interessa la tariffa, mi interessa la ragazza, il tipo! Ho capito, io la capisco, perché lei è un padre che sente il bisogno di salvare il figlio. E suo figlio purtroppo è uno di quelli che si lascia accalappiare, quindi sicuramente se la porterà. Lei mi capisce? Senta. Senta bene quello che sto per dire. Sento, signor Colonnello. Se lei mi sembra un tipo discreto... Se ne è accorto anche lei, eh? Me ne sono accorto. Mi sorvegli la situazione... Cosa ha detto? Io niente. E allora perché mi ha fatto così? Ma perché prima ha iniziato lei facendo... Ah, no. Io credevo fosse un giochetto. Se vuole giocare, ne conosco di giochi un infinito. No, volevo soltanto dire, mi riferisca. Non vorrei che mio figlio si facesse vedere troppo in giro con quella ragazza. Certo, sarebbe un guaio. Potrebbe danneggiarmi nella carriera. Le sembra questo il comportamento di un caporale della NATO che si lascia sbaciucchiare pubblicamente in un bar da una specie di ippopotamo dal viso pallido? Ma io non stavo facendo nulla. Ma perché che voleva fare? Lei subiva, poverina. Queste cose non si fanno. Rientri immediatamente in caserma e si ritenga consegnata. E chi glielo dice a lui? A lui? Glielo dico io a lui.
glielo dico. Ehi tu, vai via. Via, vivi, vivi. Caporale, avam. Scattare, scattare. Desidera qualcosa, signor colonnello? Tu continua sempre a fare lo stronzo e farai la carriera. E riporto subito il bicchiere alla mia ghella femmina! Signor, sì! Quel bicchiere, signor colonnello. E va via! Subito! Te voglio bene! Vattene via! Credevo le facesse piacere, signor colonnello. Go! Non fate avvicinare nessuno. Fuori, zozzone, che adesso t'accomodo io. Io non ci capisco niente in questo mondo. Le donne invadono le caserme, i militari fanno all'amore invece di fare alla guerra. Ma! Fuori, fuori! Un momento! Subito, subito! Vieni fuori, porcone d'assalto! Adesso t'arrangio io. Non so se denunciarti al tribunale militare oppure alla squadra del buon costume. Fuori, fuori! Uscire, uscire, porcone d'assalto! Fuori! Vestirsi, vestirsi! Vestirsi! Vestirsi subito, signor tenente, perché qui c'è una corrente d'aria che fa male ai bronchi. Sergente, questa gliela farò pagare cara. Mi scusi. La costringerò a mangiarsi i suoi gradi. No, i gradi no, mi sono indigesti. Mi scusi se l'ho disturbata nella sua intimità. Peggio per lei, sergente. Perché, veda, oggi per me è stata una brutta giornataccia. Ho incontrato il colonnello in borghese. Adesso incontro lei in una macchina, in mutande. Pensi che non ho visto neanche la faccia della... La? No, dico la faccia della... La? No, volevo dire la faccia della... La? La signora che ora ho visto. Va bene, sergente, dimentichiamo l'accaduto, eh? Vada, vada, sergente. Vado, senta, signor tenente, mi scusi se la disturbo ancora. Le potrei dire due paroline da uomo a uomo? Certamente. Allora, senta. Ma come si permette, stia al suo posto, capito? Ma come l'ha detto lei? Mi scusi! Io non ho detto niente! Da uomo a uomo in caserma non si usa! Rispetti la gerarchia, sergente! Va bene, allora le posso parlare da militare a militare? Questo sì! Purché tenga presente che io sono un tenente, certo. E lei è un sergente. Ho capito. Parli pure. Ecco, le volevo dire che quella Gisella... Stia attento a come parla, sergente, eh? Ma per carità, io mica ce l'ho con quella lì. Anzi, le dirò che la trovo molto carina, anche se qualche volta adesca gli ufficiali. Come ha detto? Adesca! Adesca! Adesca viene il bello se lei mi lascia parlare.
Quella non è una signora, è la figlia del caporale Vito Martucci. E lei lo sa meglio di me che queste figlie di caporale, insomma. No, io non lo so. Come sono le figlie dei caporali? Mi dica, ecco, sergente. Le dirò che le figlie dei caporali vivono una vita in caserma, da una caserma all'altra. Sergente! Per favore, smettetela! La colpa è tutta sua, ecco! Mia! Che lei ha l'abitudine di adescare tutti gli ufficiali. E io glielo ho detto mille volte che lei non lo deve fare! E in particolare non devi adescare il tenente alla torre! Portatelo via prima che l'ammazzi! Ma perché? E schiaffatelo dalla cella più umida della data! Ma lo faccio da lei, mettetelo in guardia! Questo è un sorpluso, non si può fare! Io sono il sergente Rompiglioni! Senti, Teodorino, domani portami gli stracci bolliti e non portare più questa roba. Ah, siete qui voi. E allora, sergente, cosa fa? Contesta la minestra adesso? Beh... Lei forse non sa che abbiamo vinto il premio Attila per la migliore minestra militare. Veramente non direi. No? Cucchiaio. Cucchiaio. Piatto. Piatto. Minestra. Minestra. Assaggio. Dov'è la latrina? Fuori. Ho preso una boccata d'aria. Fa sempre bene. Caporale, lasciateci soli. Ma... Andate, non vi preoccupate. Vada. Devo farle i miei complimenti, sergente. Bravo. Grazie un cacchio. Ma... Io l'avevo pregata di indagare discretamente. E lei invece che cosa mi ha combinato? Ma lo sa che ho dovuto mettere agli arresti mio figlio? Mi si è ribellato, capisce? Certo, ha pensato che fossi stato io a mandare lei ieri sera. Ma questo non è vero. Ah, bravo, ma lui non ci crede. E così ha commesso una serie di reati militari. Questo mi dispiace, però io ero di ronda e lei capirà. Sì. Tutto ad un tratto vedo questa macchina che non ho capito perché si muoveva tanto. Vado a guardare dentro e c'era suo figlio che stava fornicando. Da solo? No, con Lallà. Ah, come Lallà? Con Lallà. Chi è Lallà? La Gisella. Ah, la Gisella. Sempre lei. Ancora quella ragazza. Quella è una mignatta quando s'attacca. Sergente. Ho detto mignatta. Ah, lei cosa ha fatto? Io cosa ho fatto? Ho dovuto intervenire perché altrimenti ne veniva fuori uno scandalo, esatto, lei capisce? Esatto, è proprio questo quello che mi preoccupa. Fra qualche giorno arriverà da Roma Randazzo. Chi è il macellaio? Ma quale macellaio? Il generale, Randazzo. Il generale, il quale verrà qui apposta per me, per la mia promozione. E lei capisce che uno scandalo simile farebbe saltare tutto. Certo, ma lei non se ne preoccupi per la sua promozione. Conosco io la persona da... Sì. Conosce pure il generale Randazzo. E chi è? Chi è? Mio zio. Ah, sta al ministero? No, è un netturbino. Siccome va in tutte queste villette dove abitano questi generali, sergente, per ritirare il mondizio. Sergente, lei deve aiutarmi. E certo che... Sia serio, deve aiutarmi. Come deve vuole. Deve fare in modo che mio figlio abbandoni quella ragazza. Signor colonnello, farò l'impossibile. Bravo Rompiglione, così volevo sentirla parlare. Grazie. Bravo. Allora io vado, lei aspetti qui. Bene. Ma dove vai? Come dove vado? Esco. Come esci? Ma dico, è impazzito, le hanno affibbiato 15 giorni di rigore. Ma mi scusi, signor colonnello, se resto 15 giorni qui dentro, come faccio a interessarmi del caso la torre? È vero, ha ragione. Va bene, vada pure, sì. Lei stia qui. Sì. Caporale! Gli ordini! Dai da mangiare al colonnello! Su, scattare! E tu non far uscire nessuno. Ah, beh...
Momento. Ecco. Mandi il conto in caserma. Ha già fatto la beneficenza. Caporale Giuli? Sergente! Ha visto come l'ho riconosciuta? Dalle spalle? Beh, più o meno, un palmo in su, un palmo in giù. Oggi è più simpatico dell'altra volta, sergente. La ringrazio. Non vedo il braccio tentatore del colonnello al suo bel collo. Beh, non lo indosso tutti i giorni. E poi oggi fa caldo. Geloso? Geloso io, per carità. E poi noi siciliani siamo chiamati gli esprimesi del sud. Mi consente di scortarla? Che emozione! Oh. Mi sento un convoglio. È un ordine? No, no, è una preghiera. Un sergente che prega, non mi era mai capitato. In fondo anche i preti fanno alla guerra. Senta, le posso offrire qualche pizza? È una preghiera? È un ordine. Ok, sergeant, a sua disposizione. Ok, Bracesk, go! Scusatemi, prego. Quale onore per povero Chang. Prego. Da questa parte, signor generale. Oh, mi ha chiamato generale. Veramente ancora non lo sono, ma presto lo diventerò. Io c'ho la stoffa del generale. Lo sento, lo sento. Il sergente Rompiglioni diventa generale. Prego. Dovere. Non niente, comodo. Ecco, ero rimasto impigliato. Non è niente, stavo cadendo. Tutto bene, spero. Sì, tutto a posto. Cosa posso servire? Ecco. Io prendo una pizza normale, senza alice. Ecco, io invece una pizza anormale, con molto alici. E mi raccomando, per la pizza della signorina. Stiamo attenti, è una straniera. Davvero? Chi l'avrebbe detto? Non si preoccupi, Chang tratta sempre bene i militari. Questo mi fa molto piacere, dopo il ping pong. Con permesso? Grazie. La Cina è sempre vicina. Chang! Sì? È mezzo litro rosso. Va bene. Thank you. Do i pizzo numero 12. Bisogna festeggiare. Sure. Caporale Juli Brown, cosa ci fa in questo locale con un sergente italiano? Italiano. Sa, facciamo parte della stessa Alleanza Atlantica. Lei stia giù e non beva! In questo momento non siamo più pari grado. Io rappresento la legge! Sì, signor Presidente. In quanto all'Alleanza Atlantica, le ricordo che riguarda soltanto le caserme e i campi di battaglia. Non la vita privata, le pizzerie e soprattutto le camere da letto! Esca immediatamente da questo locale e rientri al quartier generale! Ma sergente! Via! Sergente, lei questo non lo può fare! Io posso fare tutto! E non beva! La verità, a me femmine indivise mi fanno tanto ridere.
Ah, vi faccio ridere, eh? Sì, gattone mio. Vogliamo! Vogliamo ridere insieme? Portale fuori. Mr. Chang. Sì? Prego. Oh, grazie. Please, please. Mi scusi, sa, ma io credevo che queste cose si vedessero solamente al cinema. Niente, niente. È stato uno scherzo. Uno scherzo. Certo che se io sapessi fare queste cose, il karate, il kung fu... Se tu volere, io, Chang, insegnare te kung fu. Ma sì? Sì. Ma è un onore per me. Ma non posso permettermi questo lusso. Io non potrei pagarla. Sono un misero sergente. No, io non volere denaro, ma tua amicizia. La mia amicizia? Sì, un giorno mi servirà una bomba. Te la posso chiedere in prestito? Scherzavo, scherzavo. Per me basta che tu essere mio amico. Ma certo, con gioia. Dice un proverbio cinese? Sì. L'amicizia non s'accatta e non s'avvenne. Mao Zedong. All'anima la palla. Sergente Lompiglioni, tutti quanti padre e madre, dal soldato al generale, le mutande fa cambiare, è tremendo la donata, a pedate ci fa marciare, romperò per un figlioni, notte e giorno senza pietà. Ragazzi, il nostro obiettivo è quella fattoria. La dobbiamo conquistare a qualsiasi costo. Ricordate che non è solamente un'esercitazione, ma dobbiamo comportarci come i veri soldati che vanno all'attacco e conquistano la posizione. E allora, vai per gli alzi! Tu, gli alzi, venire con me! E fuoco poi a volontà, venite! Presto! Fuoco! Fuoco! State fermi voi! Minchia! Ma allora è scoppiata la guerra! Avanti! Su con le bombe! Avanti! Avanti! Ma tu chi sei? Non mi riconosci? Adolf Hitler, il tuo Führer. Ja, mio Führer. Ma perché hai sparato? Perché un soldato tedesco deve sempre sparare fino all'immancabile vittoria. Oh, fino alla fine delle munizioni. Le munizioni non contano! Bisogna sparare! 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 Boom, 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 boom! Sì, ma, mio Führer, la guerra è finita. Finita? E da quanto tempo? Da circa 30 anni. E nessuno mi ha avvisato! Farò fucilare il soldato tedesco, soldato italiano mio alleato! Farò fucilare tutti i soldati del mondo! Ma io che c'entro? Chi ha vinto? La Germania, 4-0.
Lo sapevano, mie piani molto precisi. Io devo correre subito a Berlino. Da che parte è Berlino? Di là, sempre dritto. Incontrerai un muro, lo scavalchi. E se tutto ti andrà bene, sei già a Berlino. Io vado, mi ricorderò di te, soldato. Hey! Sai chi si vuol, il pilon, il salon, il salon, il salon, il salon. Oh, che bella sorpresa! Ah, è lei? Mi riconosce? Certo che la riconosco, ma non ho capito come mi ha riconosciuto lei attraverso i pacchetti. E vuole che il sergente Rompiglioni non sappia riconoscere un obiettivo militare a tre passi di distanza? Questa poi, tutto me l'ho detto nella vita, ma obiettivo militare mai. Che cosa vuole? Posso parlare da centrale di tiro a obiettivo militare? Se non ha fatto altro da quando ci vediamo, spari pure. Benedetta figliola, dico io, ci sono tanti militari in giro. Proprio il tenente La Torre deve infastidire. Senta che come primo tiro non è stato molto bravo. Non mi ha scalfita affatto. Come artigliere non vale niente. Ah sì? E allora io aggiusterò il tiro. Faccio così per dire, mica ci sono solamente gli ufficiali sotto le armi. Ci sono anche i sergenti maggiori, i sergenti come Rompiglioni, della vecchia classe, sergente di ferro, come ai bei tempi antichi. Questa poi! Senta lei, ma perché cosa mi prende? Per una... Signora, signora, solo che c'ha un piccolo difettuccio, quello di andare in giro per le caserme e chiedere alle sentinelle, scusi sentinella, ce ne sono militari oggi? Senta, mi potrebbe prendere i pacchi per ma favore? Ma certo, con piacere. Grazie. Vede che incominciamo ad intenderci. Anche questi. Grazie. Anche questi, grazie. E non mi rompo i pacchetti! Ma io non... Natalio, si calmi. Ma che le ho fatto? Che mi tratta così? Uno schiaffo a me. Ai! Questa è la prima lezione. Prima figura. Vai. Seconda figura. Fai. E la terza. E la quarta. Attacca. Saloia. Che figura di merda. Basta. Sei stato bravissimo. Fra poco diventerai un grande maestro di Kung Fu. Sei sicuro? Questi sono piccoli incerti del mestiere. Se lo dici tu. Vedrai che presto ci farai il callo. Ma che fai, non prendi una pizza? La vorrei mangiare, ma tu non mi fai pagare mai. Dammi la possibilità di offrirti magari da bere. Bele? Ma sei matto? Mao mai me lo perdonerebbe, mai. Ma dimmi una cosa, questo Mao Zedong che dici tu è un tuo parente stretto, è un amico, chi è? Quasi. Io lo vorrei conoscere, anche per scambiare due pensierini con lui. Mi piacerebbe. Quando viene te lo faccio conoscere. Speriamo che io, con tutto il mio da fare, trovi un lasso di tempo per poterci parlare, insomma. E tu hai tanto da fare alla NATO? Io alla NATO sono indispensabile. Occupo un posto di responsabilità, capirai? Senti, mi fai una cortesia? Me la dai una grattatina al piede? Con la scarpa? Perché tu quando ti gratti il sedere che ti togli il pantalone. Scherzo, scherzo. Allora faccio, Allora tu hai un posto di grande responsabilità. E vedi, se succede che un soldato in Europa c'ha la diarrea, io sono il primo a saperlo. E se la diarrea ce l'ha un soldato
dell'Europa orientale? Lo sento pure. Io c'ho fiuto, sai. Sì, sai un mucchio di cose tu, Come no? Io so tante cose, tu devi sapere. Avvicina, me lo prendi il piede, vedi dove lo puoi mettere. Adagio, ecco così. Dammi un'orecchia. Tu devi sapere che io, alla NATO. Desidera si gente? Por moi un verde vin. Por la mademoiselle, s'il vous plaît. Un latte bianco, latte cioccolata. Ein großes Bier, bitte. È arrivato il tedesco. Adesso ci facciamo due risate col tedesco, gli combino uno scherzetto. Prego. Danke. Scusi, sergente, mi sa dire che ore sono? Sono. Che ore sono? Guardate cosa ho ricevuto. È incredibile. Mr. Davis, ma vorrei spiegare. Silenzio. Una cosa è certa. Una spia è riuscita a infiltrarsi in questo quartier generale. No. E invece sì. In questi ultimi tempi c'è stata una tale fuga di notizie che sembra di essere al Palazzo di Giustizia di Roma, anziché alla NATO di Napoli. I nostri amici sanno tutto di noi. Anche quanti dei nostri soldati sono stati colpiti da diarrea in questi ultimi giorni. Ma non è possibile. E invece sì, me l'ha detto Kissinger. Questa mattina al telefono era fuori di sé, urlava come un pazzo. Mi sento ancora tutto frastornato. Ma come può essere? Non c'è che una spiegazione. Pronto. Poligono, quante volte vi devo dire di non sparare ai vetri del mio studio? Dite a quell'idiota del mitragliere che lo sbatto alle latrine se non sposti immediatamente il tiro. Dunque, stavo dicendo... Dicevo che una spia rossa è in mezzo a noi. Bisogna scovarla. Faremo tutto il possibile, Mr. Davis. Tutto il possibile, Se non mi serviste per un certo golpe che io ho in mente, vi avrei fatto fucilare a tutti. Ma sia ben chiaro. Se salto io, saltate tutti. Silenzio. Portatemi qua la spia. Yes, sir. La voglio vedere in faccia quando ordino il fuoco al plotone di esecuzione. Io voglio, Mr. Davis. E che sia chiaro, sergente. Se salto io, saltate tutti qui dentro. Anche lei! Ho dato disposizioni precise a tutte le parti. Datevi da fare e portatevi con la spia. Viva o morta, signor colonnello? Lasci stare i dettagli. A me occorre soltanto che siano i nostri soldati a catturarla. Signor sì. Faccio affidamento soprattutto su di lei, sergente. Lei ha sempre dappertutto il naso, lo zampino. Mi chiamano il polipo della città. Ho tentacoli dappertutto. A proposito, che cosa mi dice di quella ragazza che frequenta il talento alla torre? Le dico subito che l'ho incontrata al mercato, l'ho schiaffata sugli attenti. E non l'ho presa a schiaffi per un senso di cavalleria. Lei mi guardava impaurita, con gli occhi sbarrati. Ma mi disse che suo figlio non lo guarderà mai più in faccia. Quindi, secondo me, questa tragedia è finita. Papà! Mi chiami signor colonnello, tenente? Sì, signor colonnello. Volevo avvertire che stasera non verrò a cena a casa. Ho un impegno con la figlia del caporale Martucci. Ah, sono contento per lei. Divertiti pure, ragazzo mio. Mi chiami tenente, signor colonnello. E se lei si azzarda ancora a fermare per strada la signorina Gisella, la ridurrò in un tale stato che la scambieranno per il milite ignoto! Capito? Ragazzaccio. Così, secondo lei, quella ragazza era terrorizzata, vero? Così mi è parso. Si occupi soltanto della spia, quindi occhio aperto, udito attento, fiuto sopraffino. Non si preoccupi, signor colonnello. Sia per la ragazza che per la spia,
il sergente rompiglioni c'è sempre un asso nella manica. Asso dei quadri. Hier, das sind wirklich herrlich. Ja, aber Marianne, ist der Deski. Wie die dir denn? Fai sapere al sergente Rompiglioni. Cosa bolli in pentola? Parla! Brodo di carne, broccoli e cannolicchi. Senti, Vito Martucci, io non ho nessuna intenzione di scherzare. Vi ho fatto una domanda ben precisa. Cosa bolli in pentola? Ma gliel'ho già detto. Eh? Non m'hai detto niente. Devi parlare! Fuori! Fuori in nome dei Rompiglioni. A sud? Niente. A nord? Niente. Va bene. Caporale Vito Martucci, per questa volta l'hai fatta franca, ci rivedremo. Mani in alto! Fermi! Che nessuno si muova! Non si muove nessuno, non muovetevi! La nostra arma, che da tempo teniamo segreta, ora sta per scoppiare! No, per carità, non lo potete fare questo! Ecco la bomba esplosiva! Mamma mia! Meno 5! Meno 4! 4! 3! 3! 2! 2! 1! Tutti a terra! Ed ecco a voi, Franco Franchi! In uno dei suoi più grandi successi. Ti piacciono le canzoni di Franco Franchi? Distruggiamo la radiolina! Fallo passare, non c'è niente! Ma Franco! Fermo! Cosa fai a dire che non c'è niente? Ci sono io! Scusami se non ti ho vista, ma sei così nera che al buio non ti ho notato. Dove vai? Via, mi hanno trasferita. Trasferita? E dove? In Africa!
In Africa. Pensa, in mezzo a tutti quei neri. Stai attenta. In Africa ci sono i serpenti maggiori. Vedi, purtroppo noi non siamo nostri. Noi siamo del dovere. Dobbiamo difendere la patria, le nostre famiglie, i nostri figli, quando ce l'avremo. Mi verrai a trovare? Sì, non appena mi daranno le ferie. Mi riconoscerai? Ma certo, sciocchino, io t'ho vista sempre bianca. Ciao! Ciao! Ti voglio bene! Ciao! Salutami l'Africa! Ciao! Dove vai tu? Ciao! Dove vai? Cretino! Pezzo di imbecille! Lo sa chi sono io? Io sono il capo qua dentro! Come? Io sono la coda! Dicevo, io sono il capo della zia! E io sono il cognato dell'ossia! E non fumare! Da qui non si passa! Ordini tassativi! Severissimi! Lo so, li ho diramati io! E a me non me ne frega niente! Lo vuoi capire? Ce l'hai un documento? That's okay, that is my document. Questo sei tu? Sì, signore. Sei tu? Sì. Non mi piaci. E poi questa non è valida oggi. Perché non è valida questa? Perché oggi è domenica. Ah, già, dimenticavo. Alla domenica all'Italia le tessere non valgono. Bravo, l'hai capito? Allora smamma, vai! Vai, 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 vai! Arriva Rompiglioni! Mi scusi, lei che fa il salumiere? È lei che vende la cicoria nelle piazzette? Oh. Signore. Lei che fa il macellaio? E lei, mi scusi? Non parli. Glielo dico io cosa fa. Lei è un lustrascarpe! Ma che schifezza di soldati siete? Che non avete rispetto per le vostre divise! Non avete decoro! Né voi e neanche le vostre famiglie! Mettetevi i giubbotti, marcia! E la prossima volta che vi trovo in maniche di camice, vi faccio totò sui culetti. Totò, così. Proseguite, go home. Sergente, la mia scusi, mi si è strappata. Siete tutti consegnati. Go. C'è Rompiglioni! Scappa, scappa! Bentamace santissima! Patente e libretto. Ah, sergente, ma quale patente e libretto? Io faccio parte della NATO. Ah, lo sai che fai parte della NATO? Certo. E anche la GIP fa parte della NATO? Certo. E la cosa fa parte della NATO? Quale cosa? La cosa, lo sai di quale cosa ti sto parlando? Questa è la mia fidanzata. Tu chiamala come vuoi, ma non la puoi fare venire con te in un mezzo della NATO. Lo sai o non lo sai questo? Sì, signore. E allora perché la porti dietro con te? Perché l'ho incontrata, faceva la stessa strada e le ho dato un passaggio. Ah, bravissimo, quindi se tutti noi facessimo la stessa cosa porteremmo a spasso le nostre famiglie. Fai scendere, scendere, fai scendere la cosa, scendere. Se volete parlare, lei cammina a piedi e tu in jeep. Mi sono spiegato? Sì, signore. E che non si ripeta più? No, signore. Quando ti ritiri in caserma sei consegnato? Sì, signore. Attenti, riposo,
vai! Never gone! Gone, gone! Via, via! Via! Che comodità! Ma guarda te sto rompiscatole! Si chiama rompiglioni! O rompiscatole o rompiglioni! Go home! Che è successo? Ma che mi ha combinato? Ma va bene qua! Via! Adesso vieni! Vieni! Let's go! Let's go! Indietro! Mardoni! Cosa guardate? Ma non è mica fatto nulla! Silenzio! Addio! Cosa è successo? Mi hanno tamponato! L'hanno tamponato? Sì! A lei? A me, sì! E chi è lei? Io sono un vigile! Un vigile? Sì! Si faccia riconoscere! Come? Ma... Che c'è? Ma che vendi? Gelati? Ma quale gelati? E allora gelati? Perché fischia? È fischio per far capire che sono un vigile. Ah, lei è un vigile? Sì. Va bene, va bene. Stia calmo. Sì, sì. Patente e libretto. Patente e libretto a me. E a chi? Ma come patente e libretto a me? È stato tamponato lei. Sono stato... E allora mi dia la patente. Ma la... Ce l'ho la patente. Ce l'ho. E allora la tiri fuori. Ecco, vede, l'ho dimenticata a casa. Ah, l'ha dimenticata a casa. Certo. E lei circola senza la patente. Lo sa che non si può circolare senza la patente. Lo sa che lei non può circolare. Lo so, questo lo so. E l'ha lasciata a casa. L'ho lasciata a casa. Benissimo, mi dia la patente. L'ho detto che l'ho lasciata a casa. L'ha lasciata a casa, quindi benissimo. E l'hanno tamponato. Mi hanno tamponato. Chi l'ha tamponato? Questo pazzo mi ha tamponato. Ah, quel militare è un pazzo. Quel militare. Quindi secondo lei alla NATO ci sono i pazzi. E se volevo... ci sono i pazzi ci sono pure io, no, eh? Non volevo dire questo. E invece al manicomio ci sono i generali. No. E i sergenti come me, è no, vero, eh? Io non volevo... Vediamo la patente! Le ho detto che la patente la tengo a casa. Ah, l'ha lasciata a casa? L'ho lasciata a casa. Ah, già, me l'aveva già detto. Sì. E allora, va bene, la vado a prendere a casa. Non posso... Perché? Perché ah, adesso... C'è la signora. No, non è la signora. Non è la signora. E allora chi è? Chi è? Vede... È la fidanzata. No, neanche la fidanzata. Ho capito. Ho capito. Non è nessuno. La faccia scendere, la mandi a casa. Non posso. O la fa scendere lei o la faccio scendere io? Meglio di no. Come in. E al famoso rompiglione, eh? Si dice. Grazie di aver accettato il mio invito. Era un invito. Qui lei afferma di conoscere il nome dello spia, vero? Io veramente non ho detto questo. Qui ha fatto nome, cognome e numero di matricola del caporale Vito Martucci. Non ho fatto solo una ipotesi, una supposizione, un'analisi ragionata, congetturavo, insomma. Ma come sarebbe a dire? Lei non ha le prove di quanto afferma? Le prove, prove? No, ho solo dei dubbi. Sai, nel dubbio penso che si impone il trasferimento del caporale Vito Martucci. Ma insomma, che cosa sa lei del caporale Vito Martucci? Pronto, poligono, qui Mr. Davis. Ci risiamo. Dica al mitagliere di rettificare il tiro. Quante volte vi devo dire che il bersaglio è dalla parte opposta? Finirete per farmi perdere la pazienza. Stava dicendo, sergente? Dicevo che il caporale Vito Martucci, capo cuciniere, tutti i giorni va al mercato a fare la spesa. Una parolina dice a quello della bancarella, un'altra parolina dice all'altro che c'ha pure la bancarella. Si chiacchiera. E così gli altri sanno tutto quello che avviene all'interno del quartier generale della NATO. È vero. Non ci avevo pensato. Beh, niente di male. Ah, le volevo dire, io non ho la certezza matematica che Martucci sia una spia. Però secondo me converrebbe... Cosa vuole dire questo? Vuol dire trasferimento, molto lontano. Ah, ha ragione, sergente. Le precauzioni non sono mai troppe. Mai. Farò subito la lettera di trasferimento. Grazie, Cia. Oh, grazie a lei, sergente. Oh. E la segnalerò anche alle alte sfere. No. Per la sua solerzia. Aspetti che la faccio riaccompagnare subito. Perché tutto questo disturbo?
Oh, eccomi. Prego. Arrivederla. Saluti a casa. Programma urgente per lei, caporale. Ma tu che passa tutte le mattine di qua? Signor sì. Ma va a morire ammazzato, eh! No, non è possibile. Mi trasferisco. Ho motivo di lamentarmi del suo comportamento, tenente. Come colonnello o come padre? La solita storia, eh? Io non so mai quando sono il tuo colonnello e quando sono tuo padre, eh? Beh, se non sei tu, papà, scusa. Marco! Papà, Signor colonnello, ho ricevuto l'ordine di trasferimento alla cucina di un campo paramilitare in Irpinia. Prima di tutto, chi vi ha permesso di entrare? Papà, ti prego. Caporale, via qui. Papà, fa qualcosa, ti prego. Faccia questa grazia, signor Corte. No, mi spiace, non posso far nulla. Questo esorbita dalle mie competenze. Papà, ti prego, fa qualcosa. Altrimenti diserterò. Io mi darò la macchia! Ma che dici, signor tenente? Mr. Davis, colonnello La Torre. Excuse me, ma lei ha fatto trasferire il nostro miglior cuoco. Come? Martucci una spia. E chi gliel'ha detto? Il sergente Rompiglio. Ah, ah, ma Mr. Davis, ma quello è un pazzo scatenato, non lo si può prendere in considerazione. Ascolti, mi assumo io ogni responsabilità, d'accordo? Ok, voi resterete alla NATO, caporale Martucci. Quella lettera è del tutto inutile. La butto. La ringrazio, signor colonnello. No, 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 caporale, su. La ringrazio a nome della mia famiglia. Non si pentirà di avermi aiutato. Grazie, papà. Figlio è un cornuto. Ma lei è impazzito! No, non sono impazzito. Senta, quella Gisella, quella ragazza, sì, l'ho seguita, sì, e in questo momento si trova con un soldato semplice in un appartamento. Basta far sapere questo a suo figlio e tutto è fatto. E lei come ha fatto a saperlo? Al sergente Rompiglione non sfugge niente, io sono un lupo. Siamo qualsiasi pista. Io non posso muovermi in questo momento. Il generale Randazzo sta per arrivare da Roma, lei capisce che ne va della mia carriera. Sì, lo capisco, capisco anche il generale Randazzo, però se lei non interviene insieme a me, la cosa continua, dobbiamo fermare questa tresca. Lei mi assicura che non è lontano, che faccio in tempo a tornare? Ma non è vicino, l'accompagno io personalmente, so tutto. Va bene, io devo fare un salto al comando, l'aspetto alla bassa. Sì. Ah, per ogni emergenza, avverte il mio piantone che se nel frattempo dovesse venire il generale Randazzo, gli dica che io mi sono assentato per una questione urgente, vitale, ma che torno subito. Se però dovesse venire mio figlio, gli dica di raggiungermi subito in via... Via Zoccolette, interno 7, campanello A. So tutto, non dico, sa tutto.
La porta! Ah sì, scusi, prego. Ma cosa mi fa fare? Bada, bada! Mi scusi, guarda. Piantoni, sono il generale Randazzo, vengo adesso da Roma. Dov'è il colonnello? Non c'è il colonnello. Non c'è il colonnello. Che c'è che non c'è il colonnello? Stai rispondendo a me, dico dov'è il colonnello? Dov'è? Sono il generale Randazzo, dov'è il colonnello? Dov'è il colonnello? Dov'è? E dov'è? E io lo sto domandando a te dov'è il colonnello? È logico, sì. Dov'è? Dov'è? Sì, ha detto il sergente Rompiglioni. Rompiglioni? Rompiglioni? E chi è questo Rompiglioni? Come chi è Rompiglioni? È quello che dà le disposizioni. Ah, quello che dà le disposizioni. C'è il sergente Rompiglioni che dà le disposizioni. E che disposizioni ha lasciato per me, eh? Dunque, ha detto, se viene il tenente, devi aspettare qui. Ti faccio presente, soldato, che ero tenente nel 1940. Adesso sono generale. Ah. Generale? Sì, signore. Perché non me l'avete detto subito? Volevo il biglietto da visita, forse. E insomma, cosa hanno detto? Ti vuoi svegliare un po'? Ma chi t'ha fatto, caporale? Ha detto il sergente. Ha detto il sergente. Che lei deve raggiungere il colonnello. Il colonnello. In via Zoccolette. E in via delle Zoccolette. Colonnello, è qui. Suoni. Ma cosa fa? Il campanello. Ah, scusi. È via delle Zoccolette? Sì, numero 3. Numero 3. Ecco la cagnetta, signor colonnello. La cagnetta? Sì, sì, la cagnetta del reggimento. La corruttrice di militare senza distinzione di regioni. Da San Vito Locascio in Trapani a Gorizia, Jugoslavia. Ma lei è pazzo? No, no, il sergente non è pazzo. Ha perfettamente ragione, lui dice la verità. Grazie. Prego. Non c'è di che. Signorina Cagnetta, signorina Gisella, io le proibisco nel modo più categorico di rivedere ancora mio figlio. E quando dice suo figlio, intende il tenente alla torre! Oh, papà! Tu! Ma che cosa fai qui? Il fioraio. Papà, cosa fai qui? Suo padre è venuto qui per sistemare la sua faccenda una volta e per sempre. Sergente! Lascialo parlare! Sì, papà. Continui, sergente. Grazie. Prego. Non c'è di che. Tenente la torre. Di questo biondino, che mi dice? Che mi dice? Ménage à trois, René va plus. E tu rivestiti, è difilato in prigione di rigore. Su, via! Ma papà, quello è Maurizio, è venuto in licenza da Bolzano. Papà, Maurizio è il fratello di mia moglie. Tua moglie? Sì, papà, è tanto tempo che volevo dirtelo. Ma tu me lo hai sempre impedito. Noi siamo sposati da 8 anni. 8 anni? Rotore, marci, eccoli qua, pronti e belli altri. E questi chi sono? Sono i nostri figli, papà. Sono anche nonno. Bambini, salutate il bambino. Siete stati cattivi, andate in cucina a mangiare. Su! Dio mio. Deve essere già arrivato quel cretino del generale Randazzo. Ma se dovesse sapere quello che sta succedendo, io sono... E quel cretino del generale Randazzo è qui, sono arrivato. Generale, come mai anche lei da queste parti? Quando uno è cretino, fa sempre 4 passi. Sergente Rompiglioni al rapporto. Sono un suo fervido ammiratore. Sì, sì. Le posso stringere la mano, generale? Un'oliatina non ci starebbe male. Ma che siamo alla Fiat? Cigola? E che significa cigola? È una protesi questa. Scatoloni. Rompiglioni. Rompiglioni. Senta, generale, sì? Io mi scusi, ho saputo
del suo sinistro sul braccio destro. Lo so, la mia mutilazione. Una granata, una piccola granata. Una granatina. Una grattachecca, non più. Ti ho detto, non vale lo spiritoso. Non faccio lo spiritoso. Cerchiamo di mantenere le distanze e misuriamoci. Misuriamoci. Se lo desidero. Sono quattro dita più alte. Però lei è sempre generale. Logico. Ma che significa? Lei mi ha detto misuriamoci. Ma che significa? Ma come stai sotto l'esercito tu? Ma chi è quel cretino che ti ha fatto sergente? Il signor colonnello. Il signor colonnello. Il signor colonnello La Torre, che non sa tenere la disciplina della propria famiglia. Stai a posto tuo. E aspira a un comando superiore. Stai zitto, ti ho detto. Stai zitto! Colonnello, lei rimarrà colonnello per tutta la vita! No! Ce lo dice Randazzo! Il generale Randazzo! Azzo! Ha fatto bene! Sì, scatoloni! Rompiglioni! Si ricordi di me, tanti saluti a casa! Alla moglie! Non si preoccupi, signor colonnello! Aggiusto tutto io! Certo. Basta! Per la sua promozione ci penso io! Basta! Colonnello! Che c'è? Parla, ciao! Devo lasciare l'Italia. No. Sì? Ma tu lo capisci che significa per me se tu lasci l'Italia? Chi mi darà lezione di karate? Ormai tu non ne hai bisogno. Tu sei quasi come un campione. Tu dici? Sono io che ho bisogno di te. Parla, Chang. Ci sono io qui. Sono un tuo amico. E se non le dici a me le cose, a chi le vuoi dire? Il tuo povero amico Chang non ha mai visitato una base militare della NATO. E siccome mi aspettano in Cina i miei nipotini, vorrei portare qualche ricordino. Ah, ho capito, Chang. Se permetti ai tuoi nipotini, ci penso io. Quanto sono? 5, 6, 700 milioni? A uno gli regalo un carrettino siciliano, a un altro un pupo siciliano, a un altro ancora una cassata siciliana, un cannolo siciliano. Oh, zitta. Non è questo. E allora che cos'è? Vorrei entrare alla NATO, visitare un po', fare un po' di foto, per poter dire ai miei nipotini... Ecco, il mio amico sergente italiano lavora qui. È molto bello tutto questo, Shank, però la NATO non è lo zoo, i civili non possono entrare. Senti, non potresti procurarmi una divisa come la tua, Ti piace, Shank? Guarda quanto è bello. Bellissimo, molto bello. Sei contento? Contentissimo. Mi fa piacere per te. Fai qualche fotografia, Shank. Sto facendo. Sì, ma a colori. A colori vengono meglio. Tutte sai, le belle fotografie si vedono a colori. Tu ci dovresti venire spesso qui, perché vedi, da noi è tutto come una famiglia, capisci? Quante cose ti farò conoscere, anche il comandante. Molto lieto. Ah, eccolo qui, guarda. Mr. Davis? Come procedono le indagini sulla spia, sergente? Molto bene. Lei come sta, Mr. Davis? Oh, bene, grazie. Molto piacere. Permette? Un mio amico, Chang. Fai una bella fotografia al capo della CIA. Permette? Ok. Tolga gli occhiali. Un sorriso. Fatto. Calabrese? No, cinese. Cinese. Mamma mia, quanti meridionali in questa caserma. Siamo immigranti. Ah. Guarda là, Chang. Bello. Questa è la nostra arma segreta. Bello, molto bello. Senti, mi fai una fotografia davanti al cannone? Subito. Io non ho paura. Aspetta. Viva l'Italia! Ma che tipo di arma strana? Questa è un'arma micidiale, caro Chang. Questa è di fabbricazione tedesca. Sbrigati, Chang, perché cominciano a venire dei militari. Non capisco perché, ma cosa fanno? Sta arrivando tutto lo Stato Maggiore, compreso il colonnello La Torre, che ce l'ha con me. Caro Chang, dobbiamo stare fermi, Non fare più fotografie, altrimenti passiamo i guai.
Attenzione, signori! Zitto. Questa che voi vedete immobile non è una scultura, come qualcuno di voi potrebbe pensare. Lei, signore, mi dirà, saluta, serve a pulire i denti, e io le rispondo, nein! Questo è piccolo gioiello della tecnica militare tedesca. O Deutsch militare tedesca. E mio personalmente appartiene alla famiglia delle armi strategiche tedesche. È un'arma burgo psicologica della forza di 500 magnesia, 2000 gradi euchessina. Yeah. Oh, grazie. E 100 megatoni falqui. E perciò provoca effetti spaventosamente demoralizzanti che nessuna guerriera riesce a reprimere. Infatti, è stabilito che qualsiasi essere vivente colpito da atroci dolori viscerali perde tutte le sue... Sergente Rompiglioni, come ti male? Comandi. Si porti verso quel plotone e lo conduca all'assalto verso il cannone. Io? Sì. In mezzo a quel plotone? Sì. Davanti alla bocca del cannone? Sì. Ma... Che ore sono? Le sei uno stronzo. E le migliori qualità militari davanti alla... mia arma finiscono nella... Nella merda, signor ministro. Danke. Ed ora, per questo sceltissimo pubblico, in anteprima, proveremo il tremendo effetto sui soldati ignari. Mamma! Dammi il cornet! Qualche cosa non va? Cosa è successo qui? Qualcosa non va? Oh. Ora penso io. Dove? Ai, zwei, drei. Ragazzi, no, dove andate? No. Attenti! Oh, ma... grosso sabotaggio in cannone! No! Funziona! Adesso funziona! C'è il ministro! Al cesso! Aiuto! Ma che razza di modi, incivili e cacone! Ma che sta succedendo qui? Grosso sabotaggio! Qualcuno è toccato in tutto il filo! Ma che filo ne muore? Nein, che dove vieni? Kagen! Kagen! Ja! Kagen come Kagen! Ja! Colonnello, scusi! Ja? Disturba il fumo? Mio cannone sabotaggio, chi mi hanno messo i miei fili? Mi sono avvicinato io con un mio amico cinese per fare fotografie. Allora tu e tuo amico spione li ho fatto fucilare. Perché chi ha fatto fotografie è uno spione? Io! Aia! Ma allora sei tu lo spione? Sì, sono io, vieni a prendermi. Maledetto! Good evening.
serreggiano in seconda corsia l'inglese Bobby Smith, in terza il tedesco Klammer, in quarta il polacco Zitowski e in quinta l'americano Eddie Williams. Ma colpo di scena! In prima corsia rinviene fortissimo un militare! Supera e vince a velocità impressionante! Sergente Rompiglioni è colpevole di aver provocato gravi danni alla NATO passando informazioni al nemico in cambio di un imprecisato numero di pizze napoletane e lezioni di karate. Tenendo conto dei precedenti e dell'attenuante che lui medesimo ha provocato la cattura della spia, il sergente Rompiglioni viene retrocesso a caporale. Preghiamo. La forza del tuo spirito ci pervada col tuo animo, signore. Faccia presto che è l'ora di mangiare. La mente, la redenzione, la si sbrighi, per favore. Partecipato in questi santi misteri. Dica che la messa per Cristo nostro Signore. Amen. Vi benedica Dio onnipotente in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 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 Presto che il rancio è pronto. La messa è finita, andate in pace. Prendiamo, e tu, caporale, non rompere. E così sia.